Solo in Italia ogni giorno sono 1000 le nuove aziende che nascono, ma il problema più grande è che 800 di queste, almeno 800 di queste, chiuderà entro i prossimi 5 anni. Questo perché il mercato è difficile, fare impresa è una vera e propria impresa e per cui servono nuovi spunti, nuovi stimoli, la capacità di guardare oltre e trovare quelle che sono le soluzioni e le formule corrette per poter prosperare con felicità. Ed è proprio questo il focus di questa docuserie, Imprese, che si pone l'obiettivo di raccontare le imprese di successo e le imprese che queste aziende hanno dovuto affrontare e superare per poter appunto crescere giorno dopo giorno. Ed è quindi arrivato un primo momento di fare un recap e di andare a porre l'attenzione su quelli che sono gli elementi determinanti di queste prime 6 imprese e quali sono gli spunti più importanti che ci possiamo portare a casa. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda, perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani, modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi. Ci siamo? Direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Partiamo a bomba con la prima, Essenza Sushi. È la più giovane tra le imprese che abbiamo raccontato fino ad oggi. E in questo estratto andiamo a vedere come è nata l'idea del primo sushi vegano a Milano. Quali sono state le formule che effettivamente hanno messo in campo e quello che li ha portati a raggiungere nei primi 6 mesi di attività un risultato totalmente inaspettato per quanto positivo e il risultato che li sta accompagnando a nuove aperture. Un mix di idea giusta, giusti collaboratori, una grande presenza sui social e i giusti strumenti di delivery per rivoluzionare un mondo che sembrava assolutamente dominato da quello che è il sushi tradizionale. Come è arrivata l'idea? Cioè, come è arrivata? Da dove l'avete partorita? Allora, devo partire da un bel po' indietro, sì. Quando sono diventato vegano, quindi circa 7 anni fa, l'alimentazione faceva parte della mia vita, certo. Ho iniziato a cucinare per me vegan. Poi con mio fratello, che è il primo socio di quest'idea, abbiamo iniziato a sperimentare. Allora, siamo 2 golosi di sushi, io ho avuto questo excursus, ho iniziato a... Non mangiavo pesce e verdure, quando ho fatto la transizione per poi diventare vegano, ho iniziato a mangiare il sushi in quel frangente di tempo. Sono impazzito, cioè una, certo, cosa buonissima. E poi è iniziato a mancarmi, perché andavo nei posti, mangiavo l'osomaki avocado. Insomma, non ero soddisfatto. Quindi abbiamo iniziato a sperimentare, sai, un po' per gioco, un po' così. E da lì è iniziato il sogno. Siamo partiti tutto da quello che poi è oggi a menù. Il nigiri, sì, al peperone. È stata la primissima cosa che abbiamo provato a fare, un po' sull'idea di trovare una consistenza che fosse simile al pesce e poi dargli un sapore marino, sì, quindi le alghe, aiutarlo in quel senso. E da lì poi ho incontrato in primis i miei soci, che sono Luca e Masha di Sementis, che sono un ristorante vegano a Pietrasanta. Loro fanno già sushi da 6-7 anni, da quando, okay, sono aperti, fanno una sera al mese o a settimana, adesso non mi ricordo. Okay. Il giovedì fanno la sushi night, quindi loro già facevano sushi. Quando io ho assaggiato il loro sushi sono impazzito e lì con tutte le teste, quindi io, mio fratello, Andre, Luca, Masha, abbiamo costruito questo, che è senza ognuno verso il suo. Andrea la Greca in che momento arriva? Perché Andrea la Greca... Mi ha raccontato di loro, esatto, col ristorante. Lui è Andrea la Greca ed è una delle voci più popolari in campo pubblicitario in Italia. È uno speaker, un doppiatore di serie televisive, di cartoni animati, è un attore, ma è anche un TikToker o un Instagrammer. Probabilmente hai già sentito la sua voce in una di queste pubblicità.
Condividi una Coca-Cola con Lorenzo, Andrea, Giulia? Burger King presenta Frisk! Non temere di aprir bocca! Ehi amico, ti le scariche? Con le nuove... Idiozia! Andrea arriva nel momento in cui io in realtà con Andrea avevo già condiviso questo mio progetto e lui poi ha aperto la sua agenzia di comunicazione, quindi io l'ho voluto all'interno del progetto perché secondo me era una parte fondamentale, poteva dare una grande mano a livello comunicativo, quindi di impatto sociale, social anche del progetto, e faceva parte. Ovviamente diciamo è anche l'utente, perché lui non appartiene al mondo della ristorazione, quindi è la persona che sicuramente quando assaggia il prodotto è il, diciamo, il beta tester finale, che ci può dare sicuramente un feedback più veritiero. In questo momento siamo nel 2023, ugualmente in un periodo storico in cui in qualche modo c'è, anche da un punto di vista se vogliamo imprenditoriale, c'è proprio la cultura, comunque la tendenza al facile. Quindi al partire con qualcosa di digitale, qualcosa che mi permetta di monetizzare molto rapidamente, di fare, è in qualche modo l'era anche delle ghost kitchen. Certo. Dov'è la spinta di dire no, no, noi apriamo uno store fisico, un negozio su strada e iniziamo? Allora, in realtà quando iniziavamo a spiegare senza un po' di amici, conoscenti, tutti si immaginavano una dark kitchen. Per ghost kitchen, chiamate anche dark, virtual o cloud kitchen, si intende un ristorante virtuale che serve i clienti esclusivamente tramite consegna e ritiro in base agli ordini telefonici e online. Non avendo un ristorante a servizio completo con vetrina e sala da pranzo, i ristoranti virtuali possono risparmiare occupando immobili più economici e decentrati. Lo spazio ridotto riduce i costi generali e operativi complessivi, garantendo così margini di profitto più elevati. È per questo che la crescita di questo modello dal 2021 è stata di oltre il 100%. Nella seconda puntata invece abbiamo approfondito la storia di un personaggio particolarmente eclettico che è sul mercato da oltre 20 anni e che ha rivoluzionato completamente il mondo delle preparazioni fuoristrada, nello specifico di Land Rover Defender, ma che partendo totalmente dal nulla è riuscito a raggiungere risultati veramente degni di nota, sfruttando innanzitutto la tecnica del free trial, della prova gratuita. E questa è un estratto della puntata dedicata a Davide Corsetti. Che ho portato lì in uno stand che non sapevo assolutamente come fare e non avevo poi le macchine realmente costruite. Cosa ho fatto? Ho portato delle macchine finte, manichino, dentro allo stand per far capire comunque un po' il concetto delle mie idee, delle mie preparazioni. E poi c'era la mia, l'unica funzionante, quella che è la mia personale, che girava in un'area test all'esterno, quindi per far provare un po' tutte queste cose. Ecco, all'inizio penso di aver passato i giorni peggiori della mia vita, perché lì, come è iniziata la fiera, ho perso un po' tutta la mia sicurezza, il mio entusiasmo, perché mi rendevo conto di... Intanto avevo di fianco dei veri professionisti, che quindi... Degli realtà importanti. Esatto, e che io non c'entravo proprio assolutamente niente. E un po' perché comunque ecco... Anche perché, perdonami il dettaglio, ma è ugualmente una fiera dove partecipano anche le case automobilistiche, certo, in qualche modo. Certo, certo, c'era anche la Land Rover. Buongiorno, buongiorno. Chi è lei? Nessuno, meglio... Comunque sì, dai, faccio questa prima fiera dove praticamente succedeva così proprio, che durava una settimana ed era bello per quello. Poi comunque ci si incontrava anche con gli altri preparatori, ho fatto amicizie, quindi è passato dei bei momenti. E durante la fiera succedeva così, che arrivavano praticamente dei possibili utilizzatori di queste cose, no? Quindi dei veri fuoristradisti che cominciava un dibattito che si scontrava un po' con le mie idee, che erano un po' in effetti un po' strane, rispetto a quello che erano abituati a usare e a vedere. Quindi con le mie parole cercavo di spiegare un po' tutte queste soluzioni, finché poi, ecco, dal momento che non si arrivava a una soluzione, io consigliavo di provare la macchina all'esterno, che guidavo io in un percorso che mi ero preparato, dove poi comunque riuscivamo a incontrare un po' tutte le varie situazioni, il twist, il laterale, pendenze pericolose, eccetera. Succedeva così che come entrava questa persona in macchina, che io capivo che si rimaneva un po' stupita e sbalordita dal suo funzionamento, mi tranquillizzavo, mi rasserenavo e funzionava che ogni fine giro, ok, il 99% delle persone che provavano questo assetto poi me lo ordinavano. Ecco, questa è un'informazione veramente cruciale. Quello che Davide Corsetti aveva fatto, senza saperlo, era ciò che nel marketing viene definito free trial. Il free trial è una prova gratuita
per attirare potenziali clienti a provare il tuo prodotto o servizio per un periodo o per una quantità limitata. Lui avvicinava, quasi per sfida, questa è la leva che ha utilizzato inconsciamente, le persone a testare il suo prodotto. Vieni, sali su in macchina e guarda tu stesso. Pensa, pur non essendo un marchio noto all'interno della fiera, questa tecnica di marketing gli ha portato risultati straordinari. Questa mossa, geniale per il tempo, ormai la vediamo praticamente ovunque, soprattutto lato app e software. Primo mese gratis, 7 giorni di free trial, eccetera. Ma anche nei supermercati o nei negozi, e quindi offline. Prova i nostri cioccolatini, assaggia questo caffè. Ti consiglio vivamente di utilizzarla, specialmente se non sei ancora conosciuto e se pensi veramente che il tuo prodotto sia valido. Dai un assaggio del tuo prodotto e vedrai quanta fame hanno i tuoi clienti. Premetto che io non ci avevo niente, niente. Non sapevo disegnare col computer, non ci avevo una rete di fornitori, non ci avevo niente. Ho creato questa ragione sociale dove io volevo inizialmente rivendere dei ricambi Land Rover, originali e non, no? Aftermarket. Ma di mio non c'avevo niente, avevo solo questa macchina che cercavo di fare. Insomma, ti dico, te la faccio breve, sono tornato da quella settimana di fiera con non so quanti ordini, non so quanti soldi di caparra, e da lì doveva iniziare tutta la mia attività che avrebbe dovuto produrre questi pezzi che io avevo promesso dopo 2 o 3 mesi, ok, per poi consegnarli e cominciare chiaramente questa attività qua. Quindi all'inizio tu parti con l'idea proprio di sviluppare i pezzi, non di fare le macchine. No, di sviluppare i pezzi. Ecco, figurati, all'inizio per rivendere dei pezzi di altri. Poi, durante la fiera dei miei pezzi, tornato a casa praticamente con questa grandissima soddisfazione, però non c'avevo nulla, ripeto, mi sono messo a piangere. E dai fuoristrada, nella terza puntata ci siamo ributtati nel cibo in un'esperienza incredibile che è quella di Rock Burger, e in questo estratto vediamo nello specifico come hanno affrontato il grande periodo di crisi legato ai vari lockdown e come hanno impostato il loro modello per superare quel momento con un grande slancio e creare ancora più seguito tra i propri clienti e nel proprio mercato. Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? Quanto tempo hai? Vabbè, la più grossa è stata quella che ha innescato il cambiamento da caffetteria a Rock Burger, quindi quella ne abbiamo già parlato. Sì. Innegabilmente, anche se è sempre una noia riparlarne, ma il Covid, perché per noi ristoratori è stato uno schiaffo in faccia violentissimo, dove tu fino ad oggi facevi quello, beh, oggi basta. Certo. E quali sono stati gli elementi che vi hanno funzionato di più nel reinventarvi durante quel periodo? Vabbè, quello che ci ha dato il beneficio più grande è l'essere stati così saggi da aver sempre avuto un occhio marketing al cliente. Quindi 2 giorni dopo il primo lockdown io avevo già mandato la mail ai clienti: il nostro hamburger non si ferma, ve lo portiamo a casa. Ovviamente anche lì grazie alla lista clienti, certo, perché sennò come glielo dico che sono chiusi in casa? Certo. Quindi comunicato quelle due cose lì, te li portiamo a casa oppure scendi tu e vieni al food truck. Bello. Quello ci ha salvati. E l'unica altra grande sfida, che secondo me quella è una sfida non solo nostra, ma una sfida di settore, è una sfida che tra l'altro è diventata forse la più importante da risolvere per un progetto di ristorazione oggi in Italia, è quella della gestione del personale, della gestione dello staff, quindi della costruzione di uno staff ingaggiato, motivato e che scelga di lavorare in un progetto ristorativo dove se ne sentono di ogni, certo, e dove c'è stato anche un po' una caccia alle streghe. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Post-Covid, sì, perché il Covid ha insegnato alle persone che potevano anche guadagnare dei soldi da casa. E come avete risolto in qualche modo questa questione del personale, visto che in Italia c'è una questione che sia legata all'affidabilità del personale, ma anche effettivamente poi per un locale, i camerieri, per poter far lavorare bene un locale, non devono essere dei semplici portapiatti, no, ma sono effettivamente innanzitutto dei venditori. Allora, hai sollevato, vabbè, 2 tematiche. Sì.
quella è la fiducia, quindi sì. Quella banalmente si risolve intanto smettendola di fare, di gestire i locali come se fossero dei locali degli anni 80, quindi con ti do il 50 euro a fine servizio, a mio cugino, e con dei magazzini di cose a caso, quindi banalmente numeri, sì. KPI, gestione del magazzino, cioè fatta come Dio comanda, perché da qualche parte quel numero lì deve quadrare e io ho 1 miliardo di alert che mi mettono in condizioni di... Quindi banalmente prendere coscienza che non gestiamo un ristorantino ma gestiamo un'azienda e quindi bisogna avere il controllo dei numeri e farlo come si deve. Viviamo in un mondo in continua e rapidissima evoluzione ed è per questo che nella quarta puntata, proprio a seguito dei vari lockdown che hanno stravolto completamente il nostro modo di vivere, le nostre abitudini, i nostri interessi, sia nata l'esigenza di poter creare delle stanze nelle stanze per poter creare un'esperienza ancora più immersiva, di livello e di qualità, che ci dia l'opportunità di vivere un'esperienza multimediale incredibilmente efficace. Pianeta è a tutti gli effetti una stanza nella stanza. Dentro questo spazio, per intenderci questa parte della sala, sì. Siamo intorno ai 25 metri quadri, quindi sì. Grande, per carità, Milano, eccetera, però certo. Comunque non è la Reggia di Caserta. Sì. In questo stesso spazio si sono create 3 ambienti. Un ampio sala 8, sala TV. Certo. Un'area musica e un ufficio, uno studio, una sala di registrazione, una sala cinema nello stesso spazio, cosa che in un approccio di architettura e di interior design tradizionale non sarebbe stato possibile. Perché? Perché banalmente io sto usando un angolo, sì. Non sto usando finestre, certo. Non sto usando, diciamo, il tutto pieno nel senso soffitto, sì. Pavimento. Ho inserito una scultura che in questo caso, come si può vedere, si inserisce perfettamente nel mood board dell'arredo ed è un'estrema funzionalità che si unisce a un'estrema estetica e armonia. Qui dentro è il luogo in cui allora ti fai la tua video call, fai la tua giocata ai videogiochi, ti rilassi, mediti dentro. E fuori l'ambiente gode di una estetica e di una unicità. Ci presenti un po' l'oggetto? Cioè anche proprio da un punto di vista tecnico, quindi quali sono anche le cifre di riferimento, configurazioni, eccetera, eccetera. Assolutamente. Pianeta è questo elemento che indicativamente ha delle dimensioni molto compatte, questo è stato uno degli elementi più importanti a livello iniziale di progetto, un rapporto spazio dentro spazio fuori ottimizzato. L'obiettivo è averlo esternamente il meno ingombrante possibile, quindi più piccolo possibile, okay. E dentro più spazioso, certo. Più accogliente possibile. Il risultato, l'equilibrio raggiunto, un equilibrio apprezzato appunto sia dal mondo dell'arte così come dal mondo del design, come riconoscimenti internazionali, è un oggetto che, diciamo, profondo visto dal fronte poco meno di 2 metri, 1,90 m, alto poco meno di 1,80 m e largo circa 130 cm. Okay. Il risultato è che Pianeta occupa a livello, diciamo, vista top view, meno di 2 metri e mezzo, occupa 2 metri e 3. Ok. Capite cosa vuol dire avere una stanza in 2 metri e 3? In 2 metri e 3, se lo applichi a qualsiasi altro, certo. Spazio di, diciamo, di architettura di interni, ci fai uno sgabuzzino a malapena, non ci farai mai un, certo. Vano abitabile. Il segreto è che dentro questi solo 2,3 metri calpestati c'è dentro un pianeta, un mondo. Nella quinta puntata invece abbiamo affondato le radici in oltre 40 anni di storia legati a brand di incredibile lusso come Ferrari, Pagani, Maserati, Alfa Romeo e tanti altri. È la storia di BBR, la prima azienda licenziataria per le riproduzioni in scala di appunto questi marchi.
Qualcuno li potrebbe chiamare anche modellini, ma i loro prodotti sono delle vere e proprie opere d'arte e soprattutto ci hanno insegnato di come in questi 40 anni, grazie a un lavoro attento sulle parole chiave, la SEO e il posizionamento del loro sito, sono riusciti a dominare il loro mercato. Quindi siamo stati anche lì dei pionieri di internet perché aprivamo il sito nel 2000, quindi aprire il sito nel 2000, quindi 23 anni fa, in Italia internet era ancora una cosa che stava arrivando, ok? Ci ha permesso una grande indicizzazione, non per niente il nostro sito, noi non spendiamo un centesimo di pubblicità, eppure in tutti i motori di ricerca siamo primi, dovuto a questa fortuna di aver iniziato per primi. Certo. Poi facciamo un prodotto che penso sia il primo brand al mondo, anche perché lavoriamo sotto licenza Ferrari. Siamo stati i primi licenziatari di Ferrari. Caspita. Nell'89 abbiamo acquisito il primo contratto e questo ci ha portato chiaramente a nell'indicizzazione, certo, di internet, Car Models, la nostra azienda si chiama BBR Car Models. Tutte fortune che non conoscevamo ai tempi, certo, quindi, ma questo aiuta nell'indicizzazione. Poi chi non digita per il figlio, il marito o ricerca Ferrari, quindi abbiamo dentro chiaramente tutti i prodotti con la scritta Ferrari, e questo ci porta chiaramente a essere i primi nei motori di ricerca, quando gente spende centinaia di migliaia di euro, certo, per poter essere primo nei motori di ricerca mondiali. Per SEO o Search Engine Optimization intendiamo quella pratica che permette di ottimizzare la propria presenza sui motori di ricerca, come Google. Se qualcuno ti cerca e hai una SEO efficace, ti trova subito. È come avere il negozio più bello in una via piena di potenziali clienti che stanno cercando proprio quello che vendi. Giusto sempre per l'uomo della strada, chi non è appassionato del settore, nel momento in cui penso a un modellino, penso più che altro a quel brand, sì, e parliamo di modellini 10, 20, 30 euro, 40 euro, magari quelli un po' più particolari, eccetera, eccetera, saliamo un po' più di prezzo. Noi invece qui in che range ci posizioniamo? Forbice. Noi andiamo con un prezzo al pubblico di 220-230 euro per l'1,43 e arriviamo tra i 450 e 500 euro per l'1,18. Ma anche qua ci sono varie tipologie di produzione. Le produzioni che abbiamo iniziato nel 2008 in Cina, c'è una linea che chiaramente è leggermente inferiore. Okay. Però come ordine di idee stiamo in questi prezzi, tra i 210, 250, e sempre su queste 450. Scale invece ci sono dei modelli che magari sono in edizione limitata, che hanno un prezzo che è completamente diverso da quello citato? Allora, sempre per essere i primi, sì, tu devi sempre trovare un qualcosa. È stato qui da noi Katawiki, che è una casa d'aste. Sì. Ok. Poi c'è eBay, che è, certo, più che famosa, a convincerci a vendere i miei prodotti sulle loro, sì, piattaforme. Perché loro vedevano che il nostro prodotto, comunque tanti lo vendevano, venivano venduti tutti. E gli ho detto, guardi, sinceramente, chiaramente le piattaforme hanno dei costi. Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo come produttori, noi abbiamo l'app. Perché l'email è vecchia secondo noi ormai. Certo. Perché l'email la puoi controllare in ufficio, certo, quando hai un po' di tempo. Però il Bing del telefonino è, certo, è elettrizzante. Bing, chi è che mi ha scritto? Cos'è successo? E poi quindi farlo in spiaggia quando sei al gabinetto. E quindi quando abbiamo fatto l'app, anche lì abbiamo avuto un incremento ulteriore di vendite, ok? Katawiki mi ha dato anche la spinta a dire, ma se noi abbiamo questo, perché non facciamo l'ast? C'è voluto un anno di lavoro, qui siamo in Italia, bisogna essere degli eroi per fare business. E quindi ci abbiamo messo un anno con le questure, perché ci avevano detto che era un gioco d'azzardo fare un'asta. Vabbè, ce l'abbiamo fatta e abbiamo iniziato a fare le aste. Però anche lì le aste, ho detto, se facciamo l'asta ci sono dei collezionisti che, perché mi devo comprare il mio modello? Allora, senza inventarsi nulla, siamo andati a copiare quello che fanno i grossi brand. Una borsa, una camicia, un orologio. Ne fai 100 a un valore, ne fai uno decuplica, certo, pezzi unici. Quindi mettiamo in asta dei pezzi unici e abbiamo visto prezzi che sono quintuplicati rispetto al prodotto normale, molto apprezzati. Anzi, ci chiedono, ma quando è la prossima asta?
Quindi questa è stata un'altra idea nuova, ok? E anche lì siamo gli unici che hanno l'app, gli unici che hanno all'interno del proprio sito un'asta. Per scarsità intendiamo quella leva che preme sulla percezione della rarità. È introvabile, ce ne sono solo 100 in tutto il mondo e così via. E dopo questi prodotti che fanno felici come i bambini, anche i grandi della mia età e anche più grandi, siamo tornati nel cibo, ma questa volta l'abbiamo fatto partendo da un aspetto scientifico, andando a scoprire colei, la dottoressa Chiara Manzi, con il suo compagno Danilo, hanno rivoluzionato e stanno rivoluzionando il mondo del mangiare sano, permettendo a chiunque di poter migliorare il proprio corpo, la propria salute e di poter anche dimagrire continuando a gustare i piatti della tradizione. Ci troviamo innanzitutto in quello che è lo shop del, sì, del ristorante, sì, 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 ma che è anche il set dove? Dove giriamo con la Rai la trasmissione che viene ogni martedì, okay, dopo il telegiornale dell'Una su Rai 2. Okay. Quindi raccontiamo le nostre ricette, le rendiamo semplicissime da replicare anche a casa. E adesso che cosa ci fate vedere? Adesso vi facciamo vedere come si fa la carbonara. Qui abbiamo soltanto due tuorli, che solitamente sarebbero per due persone. Noi invece ne utilizziamo soltanto mezzo a testa. Allora, okay, sarebbe per due persone a casa, ma gli chef nei ristoranti due anche, tuorli. Anche uno e mezzo a testa. Ok, diciamo che ci caricano col, sì, tuorlo gli chef. Grande. Proviamo a montarlo e vediamo che sarà completamente fermo. Il forno non monta da solo. Ok. Sporca le pareti del recipiente, però non aumenta di volume. Certo. Ok. Quindi invece portandolo a 50 gradi, quindi aggiungiamo acqua a 50 gradi, okay, vediamo che invece aumenta di volume. Quindi è la temperatura che denatura la proteina, si srotola la struttura proteica del tuorlo e ingloba l'aria. Come vedete adesso il volume è totalmente differente. Cioè, sarà aumentato di almeno 10 volte. Mamma mia. Ok. A questo punto lo stabilizziamo utilizzando l'inolina Excellence. Perché praticamente il tuorlo si smonta subito, così come si è montato, certo, si smonterebbe. Andiamo invece ad aggiungere l'inolina. L'inulina è un carboidrato non disponibile, cioè non digeribile dagli enzimi prodotti dall'organismo umano, presente in diversi alimenti di origine vegetale. Arrivando nell'intestino senza essere digerita, l'inulina viene utilizzata dai batteri della flora intestinale che la fermentano per ricavarne il nutrimento. Attraverso questo meccanismo, l'inulina favorisce la crescita di batteri intestinali alleati della salute. L'inulina promuove, per esempio, la buona funzionalità intestinale. Inoltre, l'inulina aiuta a ridurre la quantità di colesterolo presente negli alimenti. Ecco qua che praticamente adesso la montata si è stabilizzata. Ed stabilizzata è diventata, vuol dire che poi non... Vuol dire che, diciamo, non, certo, non smonta, non, cioè, okay, diventa cremosa. Sì, sì. E poi la puoi lasciare anche lì e non scende di volume, no? Okay. Che meraviglia. Prima era molto spugnosa, adesso diventa quella cremina che abbiamo gustato nella carbonara. Esatto. E grazie all'inserimento dell'inulina, che è un ingrediente che ho scoperto nel 2012 e che ho insegnato alla gente ad utilizzare, perché è un ingrediente che dovremmo avere tutti a casa, una fibra prebiotica che abbassa l'indice glicemico della pasta, ma è anche in grado di creare la sensazione di grasso. Quindi lo usiamo nel burro, lo usiamo nel formaggio, lo usiamo nel tuorlo per ricreare la stessa sensazione del grasso. Quindi abbiamo fatto la moltiplicazione del tuorlo con l'acqua, con due ingredienti a zero calorie, l'acqua, sì, e la fibra dell'inulina, che è la fibra della cicoria, che quindi, non essendo assimilabile, non dà energia. Il guanciale invece lo si taglia sottile, si toglie un po' la parte eccessivamente grassa, ma non, sì, serve toglierlo tutto, perché comunque adesso lo faranno il forno a microonde, okay, o comunque il forno a convenzione, quindi misto vapore, e si stende su questi fogli di carta bicomponente, che è carta di cellulosa e carta di cotone, quindi assolutamente, okay, drena proprio il grasso, e si va a posizionare il microonde facendo fare diversi giri di circa 30 secondi per evitare che si possa bruciare. Ok. In questo modo si concentra il sapore, si forma la reazione di Maillard, che è quella crosticina appunto che dà un piacevole sapore in bocca. Abbiamo una concentrazione del gusto e, utilizzando meno guanciale, tra l'altro molto meno grasso rispetto al guanciale che viene fatto uscire direttamente, certo, in padella, abbiamo un gusto esplosivo.
Inoltre, facendo questo processo in microonde e tenendo sotto controllo la temperatura o nel forno a vapore, andiamo ad evitare la formazione di acroleina, che è una sostanza tossica per il fegato. E quello che noi andiamo a perdere è praticamente tutta la parte grassa. Sì, andiamo a fare due cose. Da un lato il grasso si scioglie ma senza bruciare. Sì. Dall'altra parte la parte proteica reagisce con la parte glucidica, cioè con la parte degli zuccheri, del DNA del guanciale, la parte magra, creandosi questa reazione di Maillard che rende croccantino e gustoso il guanciale. Cioè. Per reazione di Maillard intendiamo il fenomeno che si verifica quando una proteina e uno zucchero sottoposti a un trattamento ad alta temperatura si modificano compenetrandosi e traducendosi in un composto di colore bruno e di odore caratteristico di tostato. La classica crosta dei prodotti da forno è l'espressione più conosciuta, così come lo sono le righe marroni che si creano su una bistecca buttata sulla piastra rovente. La differenza in termini di fragranza che c'è tra un arrosto e un bollito o tra un filetto ai ferri e una scaloppina è data proprio da questa reazione che si manifesta soltanto a temperature molto elevate. Per assurdo è molto più gustoso un guanciale tostato così rispetto a quello crudo. Sì. Cioè andiamo ad amplificare le sensazioni olfattive, le sensazioni gustative attraverso questa reazione che, mentre fa reagire zuccheri e proteine, fa sciogliere i grassi. E che ti mangi? Profumata, non è bruciata? Incredibile. Cioè ti esplode. Ah, incredibile. Quindi si vanno ad assemblare la crema di tuorli, dove qui abbiamo lavorato sulla denaturazione, quindi sulla fisica del tuorlo, come denatura a 50 gradi. Qua anche c'è una reazione fisica, fisico-chimica, che è la reazione di Maillard. Sì. E poi invece qui abbiamo una crema di cavolfiore e pecorino, dove due terzi sono cavolfiore, un terzo è pecorino, ma in bocca è pecorino. Quello che abbiamo appena visto è un estratto delle prime 6 puntate di Imprese. Ma mi piacerebbe sapere qui sotto nei commenti qual è quella che ti è piaciuta di più, qual è quella che ti ha dato una maggiore ispirazione e soprattutto pensi che la tua azienda abbia un'impresa che sia degna di nota e che sia da raccontare o di ispirazione per tante altre imprese? Se sì, allora clicca nel link che trovi in descrizione e candida la tua azienda, perché per noi sarà un vero piacere poterla raccontare al mondo intero, raccontando soprattutto quelle che sono state le sfide che hai dovuto affrontare e di come le hai superate. E noi prepariamoci, perché settimana prossima viaggeremo un po', parleremo di un'azienda italiana, ma lo faremo in territorio dubaino, quindi anche in mezzo alle dune del deserto, e a scoprire dei posti di incredibile lusso e anche di una affascinantissima cultura. Ci rivediamo la settimana prossima.